no, guarda, se mi tratti così, sai cosa ti dico? Io vado a farmi un giro. Ma no! Sì, sì, ci vediamo dopo. Ma cosa fai? Ma è andato via! So io come farlo rinnamorare di te. Sai come? Con una squisita cenetta. Ma il problema è che io non so cucinare tanto bene. Come facciamo? Ma è facile, con le ricette di Hello Fresh. Adesso ti faccio vedere come si ordinano online. Casa, però i compiti bisogna farli. Oh, guarda, anche lei sta sgridando il tizio Caio per fare i compiti. Allora, facciamo una cosa, facciamo una pausa e salutiamo le nostre estreitas. Va bene, meno male che ci siete voi. Così faccio la pausa. E lei è Mari. Insieme siamo Las Lunas. Intanto è caduto tutto il mondo là. Sì. Senti, facciamo così. Tu adesso continui a studiare, così poi ti riposi. E mi riposo anch'io. Vado un attimino lì dal papi. Dai, papi. Ciao, sono venuta a fare una pausa. Che bello, stai leggendo il libro delle Las Lunas? È stupendo, ragazzi, lo leggiamo insieme? Senti, leggilo tu e io, che io qua c'ho da fare, dai, non mi disturbare perché, cioè, ogni volta... Vabbè, leggeva da sola. Sì, ma vai anche un po' più in là perché mi stai appiccicata, no? Cioè, sei sempre appiccicata. Vabbè, vado a leggerlo di là allora. Vai, vai. No, continua a studiare, dai. Mi raccomando, Sofì, perché poi bisognerà anche cenare. Oh, estreitas, ho fatto solo una piccolissima pausa e ho ancora tutto da pulire. Tutto è in disordine questa cucina. Devo anche cucinare. Sapete che c'è? Mi faccio aiutare da Papi Andy. Papi Andy! Papi! Arrivo! Cosa c'è sempre da urlare? E poi, tutto questo disordine! Sì, sì, sta sistemando, infatti! Ti ho chiamato per chiederti se mi puoi aiutare a cucinare, visto che sei più bravo di me. Ancora? No, eh? Ultimamente sto cucinando sempre solo io. Questa sera vedi di pensarci tu. Vabbè, se n'è andato. Io non sono molto brava a cucinare. Vediamo se c'è qualche avanzo in frigo, così faccio prima. Allora. Ci sono delle lenticchie, a parte che sono poche, ma non hanno proprio una bella faccia. Un po' di limone, cose già fatte, non è che ce ne tante. E adesso devo pure pensare alla cena. Uffi. Ma poi, estreitas, non vi sembra che Papi Andy sia meno gentile del solito?
E poi non mi sta trattando tanto bene, di solito è così carino, amorevole. Invece mi sta trattando male, secondo voi che cosa è successo? Lasciatemi un like perché sto iniziando a diventare triste. Vabbè, finisco di pulire e poi penso anche alla cena. Ciao amore, mi scrivi? No, niente, non ti preoccupare, avevi bisogno? Sì, allora, per fare prima stasera mi è venuta un'idea brillantissima. Cosa? Ho pensato di cucinare la frittata, va bene? La frittata? Cioè io ti faccio sempre ricette buone e tu mi fai una frittata volgarissima. Vabbè, però è buona, dai. Ah no, guarda, se mi tratti così, sai cosa ti dico? Io vado a farmi un giro. Sì, sì, ci vediamo dopo. Ma aspetta, ma perché non rimani? Ma cosa fai? Ma è andato via! Ma Pietti mi tratta male tante volte oggi, come mai? Cosa succede? Vado a vedere mamma Moni. Mamma! No! Tutto bene, Sophie? Stai piangendo? No, è che è un po' di cipolla. Ma chi ci crede? Su, dai, dimmi la verità. Poi ho visto che hai discusso con papi. E va bene, ormai hai 11 anni e capisci troppe cose. Ecco, non so se abbiamo discusso o litigato, però Papi Andy non mi vuole più. Allora, prima sono andata da lui per leggere insieme e non ha voluto. Poi sono andata da lui per vedere a chi stava messaggiando e ha nascosto il cellulare. E poi mi ha anche detto che cucino malissimo. So io come farlo rinnamorare di te. Sai come? Con una squisita cenetta. Sì, lo so, un'ottima idea. Ma il problema è che io non so cucinare tanto bene. Tu sei una bambina, non sai neanche cucinare. Come facciamo? Ed è proprio questo il punto. Ma è facile con le ricette di HelloFresh. Adesso ti faccio vedere come si ordinano online e dopo ti dovrai dare una sistematina, soprattutto ai capelli, per farti bella e fare la cenetta. La cenetta romantica, sì! Dai, sì, fammi vedere come si ordina HelloFresh. Grazie, Sophie! Prego. Ma ringraziami quando il lavoro sarà finito. Ok. Mettiamoci all'opera. Sì. Ecco il sito di HelloFresh. Guarda quante ricette. Wow, ma sembrano buonissime, appetitose. Aspetta. Guarda quante ricette che puoi scegliere. Wow. Ci sono i ravioli, la pizza, la lonza, i nachos, il pollo. Wow! I tacos messicani al pollo, la crema di zucca, il salmone! Ma un sacco di piatti! Davvero! Eh sì! Wow! Papi Andy sarà contentissimo, tutto buonissimo! Eh sì, ma adesso dobbiamo scegliere che cosa ordinare! Allora, ordinami questo. Ok. Poi ordinami. Scorri. Quest'altro. Ok. E questo. Mm-hmm. Fatto! Adesso dobbiamo solo aspettare il pacco che arrivi. E potremo cucinare. Hanno suonato, forse è il pacco che aspettavo.
Grazie! Infatti il pacco di Hello Fresh! E vai! Andiamo ad aprirlo insieme! Mega pacco di Hello Fresh arrivato! Vediamo subito che cosa c'è dentro. Box ricetta numero 1, box ricetta numero 2, box numero 3. Praticamente qui dentro ci sono tutte le ricette che io ho ordinato, 1, 2, 3. E è tutto già porzionato! Questo che cosa vuol dire? Che gli ingredienti che ci sono qui dentro sono già dosati! Così? Sembrano proprio freschi questi ingredienti. Non dovrò più fare code al supermercato e correre come una pazza da una corsia all'altra per cercare gli ingredienti. Non ci posso credere! Mia figlia Sophie è stata un genio a consigliarmi Hello Fresh! Per una moglie e mamma disperata come me, questa è la soluzione ideale, perché così non mi devo scervellare con le ricette e soprattutto non devo perdere 3 ore al supermercato. Quindi adesso non devo fare altro che scegliere che ricetta cucinare per prima. Allora, vediamo cosa può piacere a Papi Andy. Pollo agropiccante alla coreana, zuppa calabrese di finocchi e salsiccia, oppure cotoletta di maiale e patate dolci arrosto. Ho deciso! Sicuramente quella che preferirebbe Papi Andy è zuppa calabrese di finocchi e salsiccia. Gli piacerà tantissimo. E questo mio piano, anzi il piano di Sophie, perché me l'ha suggerito lei, è quello di prenderlo un po' per la gola e... così stasera sarà una cenetta davvero romantica e mi guarderà con degli occhi innamorati. Sarà contentissimo e allora procediamo a cucinare. Allora, visto che io sono un po' imbranata, sono davvero contenta che qui ho tutte le istruzioni su come preparare la mia ricetta. C'è scritto preparare il brodo, tagliare le verdure, poi devo cuocere le verdure, cuocere la salsiccia in padella e poi posso procedere all'impiattamento. Sembra davvero facile, che bello, mi sembra quasi di avere qui una guida. Ma questa è solo la prima parte del piano, perché per passare una bella seratina con Papi Andy devo essere anche presentabile. Innanzitutto pettinarmi per bene i capelli, un po' di trucco e un bel vestito. Poi mi aiuterà magari Sophie, ma sapete che cosa vi dico? Che inizio a darmi una sistemata già da ora che sono in cucina, perché con tutta questa bella assistenza di Hello Fresh io mi sento quasi una chef e quindi mi cambierò il grembiule e me ne metterò uno più adatto. Questo è molto più bello. E sicuramente con questo cucinerò molto meglio. Anzi, sapete che cosa vi dico? Che mi sento uno chef a 5 stelle. Mi mancherebbe solo il cappello da chef. E dentro il mega paccone c'era anche questa borsa. Vediamo che cosa c'è dentro. Ah, la carne. Questo è il pollo. Altra carne. Formaggio, insalatina, ho capito, qui ci sono tutti i prodotti che vanno al fresco, la salsiccia, no vabbè, guardate come fanno a conservarli, ti arriva direttamente un mini frigo a casa, qui c'è il ghiaccio, vuol dire che tutti questi prodotti sono veramente freschi ragazzi. Allora io direi di cominciare. Puoi scegliere i piatti dal sito, ma anche dall'app del cellulare.
i menù cambiano ogni settimana e sono ricette italiane e internazionali. E poi è un ottimo modo per imparare nuove ricette buonissime, anche esotiche. È l'ideale soprattutto per me che devo organizzare la vita familiare anche con Sophie e le sue amichette, in orari e giorni diversi tra scuola, sport, feste di compleanno. Così spreco meno tempo, meno energie e soprattutto spreco meno cibo. HelloFresh senza vincoli. L'abbonamento settimanale si adatta alle tue necessità e alla tua routine. Quindi puoi metterlo anche in pausa o se vuoi cambiare giorno e indirizzo di spedizione in tutta Italia, nord, centro e sud. Spero proprio che Papi Andy si leccherà i baffi con questa cenetta che sto preparando. Anzi, Estrellitas, non ve l'ho ancora chiesto, ma vi prego, iscrivetevi, cliccate la campanella e lasciatemi un mi piace. Ma soprattutto dovete lasciare mi piace per darci la vostra forza, perché ho davvero bisogno di voi in questo video. So che posso contare su di voi. Non pensavo che sarei stata in grado di cucinare una ricetta nuova, ma qui è davvero tutto molto semplice. Basta seguire la ricetta step by step. E se qualcuno di voi ha magari una mamma imbranata come me, potrebbe consigliargli HelloFresh per preparare una cenetta diversa dal solito o un pranzettino. Davvero molto molto consigliato, mi sto trovando benissimo. Allora, che c'è scritto qui? Tagliare le verdure, tritate grossolanamente il prezzemolo. Eccomi qua, pronta? Non vedo l'ora di vedere il risultato di questo piatto. Devo dire che mi sto abbastanza divertendo. C'è anche la cipolla allo scalogno. Sto piangendomi, ma vi assicuro che è solo l'effetto della cipolla, perché sono molto molto contenta. Ok ragazzi e ragazze, ho tritato tutte le verdure e ora sono pronta per cuocerle ai fornelli. Proprio bene, è quasi pronto. Che buono! Ok, ma sbrigati però, perché ti devo aiutare a far più bella, perché se torna il papi e ti vede con quei vestiti che hai addosso, sembri una casalinga disperata. Sì, hai ragione, ho quasi finito. Devo farmi bella prima che torni il papi. E ora la salsiccia. Ci siamo! Ho praticamente finito, adesso mi manca solo l'impiattamento, cioè mettere tutto nei piatti in maniera gustosa. E poi mi devo cambiare e fare bella, così Papi Andy mi troverà perfetta. Ma se anche voi volete provare le ricette di HelloFresh e volete risparmiare un botto, vi lascio il codice sconto a voi dedicato, che è LUNAS50. Lo trovate qui sotto in descrizione, potete scansionare il QR code oppure cliccare il link che appunto vi lascio in descrizione. Con questo codice sconto, pensa che il prezzo a porzione
Ti costerà solo 2,30 euro. E avrai anche la spedizione gratuita. Io ti consiglio di provarlo perché mi sta veramente risolvendo un problema grosso, cioè non sapere mai che cosa cucinare. Ma adesso vado a prepararmi, ci vediamo dopo, rimanete lì. Sophie, il vestito l'ho messo, però ho bisogno di una sistemata e del trucco. Mi aiuti? Tranquilla, ti aiuto io. Ok, allora adesso ti metto un po' di fardo. Ecco qua, il nasino. Un po' di blush. Ok, qua, su una guancia e sull'altra. Ok, adesso il rossetto. Eccolo! Allora fai la boccuccia di rosa. Ok. Sei una favola! Molto meglio, però questi capelli li sciolgo un attimo. Grazie, Sophie. Ok, pettinati. Non c'è tempo di andare dal parrucchiere, però io direi che è molto meglio. Che ne dici? Wow! E voilà! Eccomi pronta, papi Andy, non resisterai, ti innamorerai di nuovo di me, faremo pace, saremo di nuovo marito e moglie come prima e vi sarò tutti felici e contenti. Adesso mi manca solo di finire di apparecchiare. Ma che bella tavola! Tutto romantico! Manca solo papi Andy! È vero? Stanno suonando la porta, Sophie, potrebbe essere lui. Vai sì, a finire, è una sorpresa. Io adesso arrivo. Ciao, papi. Sì, ciao. Ciao. C'è una sorpresa. Una sorpresa, Sophie. Io sono stanco, ho voglia di mangiare adesso, fame. Infatti, seguimi, ti faccio sedere. Vieni. Dimmi. Siediti, questo qua è il tuo posto. Wow, che bella tavola. Ci sono ben due sorprese. E quali sono? Adesso le vedrai. E voilà. Guardate che bel piattino. La porto subito di là. Allora, manca molto per questa sorpresa? Eccomi! Ta-tan! Guarda cosa ti ho cucinato! Wow! Ma che bel piattino! E poi non ho di niente? Sono stato bravo! Oh, devo aver vinto qualche cosa o è il mio compleanno? No, è che mi volevo far perdonare! Per cosa? Cosa hai fatto? Perché io ho capito che tu mi trattavi male perché ultimamente sono stata un po' distratta e ti ho fatto fare troppe cose, cucinavi sempre tu. Ma no, lascia stare, ero solo nervoso perché ha perso il Milan. Come? Tutto questo perché ha perso il Milan? Beh, comunque non tutto il male viene per nuocere. Sophie mi ha fatto conoscere un sistema eccellente per diventare una cuoca bravissima. Qual è questo sistema? Lo voglio conoscere anch'io. Hello Fresh! Ho cucinato con delle ricette che mi sono arrivate a casa con tutti gli ingredienti già personati. Bellissimo! Lo dobbiamo rifare. Non lo conoscevo, ma come si chiama? Allora, innanzitutto assaggia, dimmi se è buono, dai. Comunque si chiama Hello Fresh. Com'è? È veramente buono! Sì! Devo dire che questa cena non è come quelle che mi prepari di solito, è veramente di ottimo livello! Sì, infatti, ma adesso che ho imparato, Sophie? Possiamo cucinare anche insieme perché veramente ci sono riuscita anch'io! Sophie, ne diamo un po' anche a te? No, io non ne do niente a Sophie! Deve mangiare anche lei, scusa! Com'è? Allora, Estrellitas, se anche a voi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like
E se anche voi siete contenti che io e Papi Andy abbiamo fatto pace, lasciate un like, iscrivetevi e cliccate la campanella. Tra noi è tutto come prima, anzi, meglio di prima! Evviva! Siamo di nuovo una famiglia unita! Tutto bene quel che finisce bene! E allora io direi, adesso continuiamo a mangiare perché mi è venuta ancora più fame e vi mandiamo tantissimi besitos! Besitos! E buon appetito anche a voi! Tieni, Sofì! Bello!